Vagabondi, bentornati. Questo è un video che dedico ovviamente al mio ingresso in Lesotho. Comincia un po' stranamente in un ambiente pieno di nebbia, mi sembrava veramente di essere in Valpadana, ma poi in un attimo appena ci si alza, infatti il Lesotho è definito anche il tetto d'Africa perché è un territorio completamente montano, paesaggi stupendi. Vale veramente la pena farci un passaggio per chi ci è vicino ovviamente. Ma questo ve lo mostrerò nelle immagini. Un popolo curioso, molto socievole, simpatico, buono, perché io mi sono trovato veramente bene passando dal Sudafrica, in cui hai un po' più paura ovviamente della criminalità. Si arriva in Lesotho e ti rendi conto che la gente è diversa, talmente curiosa che delle volte è sfociato in siparietti quasi grotteschi quando ero nel mio camietto in bagno e la gente viene a bussarti sui vetri, devi aprire il vetro e dire scusate sono un po' impegnato. Vabbè, ma questo qui, come vi ho appena detto, lo vedremo in video. 2 minuti soltanto per ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, attivare le notifiche e mettere i like sui video. Vi ricordo anche al link qui sopra il video in cui vi racconto delle magliette, perché ormai veramente mancano pochi giorni per l'ordine, e poi a metà dicembre tornerò in Italia e potrò passare a casa vostra a consegnarle. Che altro dire, vi ringrazio come sempre tutti e vi lascio alle immagini. Ciao vagabondi! Sì, lo so, un'altra volta a cercare un posto di notte dove dormire. Non va bene, non fatelo a casa. Sono tra le montagne del Drakensberg in Sudafrica e mi fermo per la notte. Vagabondi, ciao a tutti. Oggi camminetto, ho dormito qui su questo lago. Come vedete è veramente molto bello. Sulle 5 di questa mattina, 6 anzi, sono arrivati questi tre ragazzi che si sono messi a fare le statuine, a colorarle. Adesso stanno colorando, ma le fanno loro. Vi mostro un attimo quanto belline sono. Perché sì, dai, era figo anche un po' fermarsi a fare due parole. E ho scoperto che si fanno i cannoni, perché mentre parlavo con uno, quell'altro si tirava sul cannone. Però vabbè, ci sta. Vi mostro un po' di quello che fanno. Questi ragazzi vivono in un villaggio, diciamo, vicino a questo punto, 20-25 minuti a piedi, che percorrono ogni giorno in andata ed in ritorno. Ovviamente per evitare di portarsi tutto dietro mettono tutti questi oggettini dentro quei bidoni che avete appena visto e li nascondono in delle buche, diciamo, attorno al lago, in mezzo all'erba. Infatti è lì che li vedo sparire appena arrivano e poi ricomparire. Ma li saluto e riparto in direzione Lesotho. Il paesaggio è particolare, quello della montagna, un po' brullo, anzi veramente brullo, ampi paesaggi, montagne che si alternano, vallate che si alternano. Questo è quello che vedrete tipicamente nel centro del Sudafrica quando lo attraverserete da sud a nord o da est a ovest. Il tutto perché voglio arrivare, come avete appena visto dal cartello, nel famoso Golden Gate. È un passaggio di montagna alto, che un parco, anzi più che un passaggio, caratterizzato da molte strutture anche turistiche con varie attività. Come vedete le viste sono ovviamente stupende. Io purtroppo quel giorno ho un po' di mal di gola perché qui è inverno in questo momento. Sudafrica, Golden Gate, un posto un po' freddino oggi, ma come sapete è inverno. Però guardate che paesaggi che ci sono. Io arrivo da lì, continuo verso il Lesotho. In zona è pieno di cartelli che ricordano di non sporcare il parco, di non buttare spazzatura. Purtroppo qualcuno di incivile c'è sempre. E poi come vedete ci sono questi centri
ricreativi, non so come chiamare, tiro con l'arco, quad, giro a cavallo. Sono quad, che è famoso perché ha quell'autobus che fa come da richiamo fatto take the bus down memory lane, e infatti è posto praticamente caratterizzato da un cazzo ed è pieno di asiatici. E mi sembra di essere sul Montello praticamente, tra i ristoranti del Montello. Le distanze in Africa sono sempre molto grandi, quindi passo un'altra giornata intera su queste strade per arrivare verso sera sul confine con il Lesotho, dove dormo. Oh, buongiorno vagabondi, guardate che c***o di giornata. Se uno deve venire in Africa a beccarsi la nebbia, ma comunque, questa notte ho dormito qui. Avevo parcheggiato un po' dove c'è quel camion lì, fatalità. Ho parcheggiato lì prima, poi sono venuti dalla sera, il guardiano. Alla fine il tipo della sicurezza, in poche parole, voleva farmi chiedermi un po' di soldi, in poche parole. Ma a un certo punto era troppo ubriaco per capirsi anche lui. Questa mattina ovviamente hanno fatto baldoria fino alle 5 di mattina, adesso sono le 7 e quindi non c'è nessuno. In realtà il titolare non mi ha chiesto niente, anzi mi ha detto gratis, tutto free. Io ho lasciato giù 50 rand, sono 2,50 euro, perché gli ho comprato una birra al tipo che ormai era già ubriaco, così si sarebbe dimenticato della sua parte, e qualcosa se l'è tenuto il gestore. Ho preferito far così perché se siamo tutti viaggiatori che ogni volta veniamo su queste zone qui dei camion e ci stiamo gratis, il problema è che dopo un po' cominceranno a dire no, non ci vogliono più, o cominceranno a chiedere, ma se chiedono poi chiedono tanto, questi non è che hanno una via di mezzo mentale, capito? E quindi ho preferito comunque lasciare qualcosa per come prassi un po', ma anche proprio per mero tornaconto, bisogna anche essere onesti delle volte. Metto in moto il camionetto e si va in Lesotho. E in questa mattinata di nebbia siamo al confine tra Sudafrica e Lesotho. Questo è il ponte famoso che porta in Lesotho, quindi timbro solo sul passaporto. Allora, uno dei border sicuramente più veloci di sempre, timbro in uscita, timbro in entrata, un mese è dato via così subito, 80 rand, quindi 4 dollari per le tax, toll tax. E basta, niente timbro sul carnet, niente, anzi io ho ancora, vedete, il timbro del Sudafrica in poche parole, perché sanno che chi arriva in Lesotho effettivamente deve arrivare via terra, ovviamente ci arriverà da già al Sudafrica e non ha senso fare altri timbri. Bene, raga, vado a vedermi un po' di Lesotho con questa c***o di giornata di merda. Per fortuna il sole sta uscendo e la giornata sembra migliorare. Tra poco mi fermo un attimo che mi riorganizzo e poi vediamo come procedere. E niente, non ce la faccio, guardate. L'Africa ha il suo fascino anche con la nebbia. Appena entrato in Lesotho, scusate per la pronuncia, e comincio ad alzarmi di quota. Infatti il Lesotho è chiamato anche il tetto del Sudafrica, il tetto dell'Africa in realtà. Infatti ha una quota sul livello del mare minima di 1400 metri. Questo viene a mio favore perché l'altezza riesce a diradare un po' alla volta questa nebbia. Teniamo conto che qui siamo già a 1800 metri e come vedete dalle immagini la nebbia si limita soltanto all'interno delle valli. In realtà ci rimarrà per tutto il giorno in quella valle la nebbia, ma tant'è, perché io ormai sono alto e sto andando in giro per queste strade a godermi i paesaggi. Ma devo fare una cosa prima, cercare una SIM card per il mio telefono.
niente leopardico, se no quel cavolo che volete, ma è incredibile ogni volta come, non tanto in questo caso un border, perché passare in mezzo con la nebbia, ma alzarsi un po' di livello e trovarsi in questo altopiano bello, sereno, con un sole che scalda, freddo, perché è freddo. Guarda cosa facciamo, 10 gradi fuori, prima me ne dava 3 giù in valle. Però la gente sorride, in realtà guarda molto incuriosita ovviamente, e comunque sorride, comunque non so, la vedo più serena, sarà il paese, sarà, vedete, è diverso. Guarda che bello. Io adesso andiamo a vedere delle cave, che sono praticamente le ultime 4-5 case, non ho capito, fatte con una, con un sistema costruttivo antico, che sono rimaste in tutto il paese. E poi vediamo se stasera riesco ad andare, ma sono pochi chilometri, dovrei riuscire ad arrivarci al dambo, quindi a un lago, un invaso praticamente. Se oggi dovessero chiedermi cosa ti ricordi dell'Esoto, sicuramente risponderei ovviamente montagne, grandi laghi, grandi fiumi, tanta acqua, ma una cosa in particolare, stivali, tanti, tantissimi stivali. Mi hanno detto di provare qui per comprare la SIM card, andiamo a vedere. Ma non è così, in realtà le vendono, ma soltanto per i residenti, chiamiamoli così. Infatti io non ho voluto comprare la SIM card in città, dove sarebbe stato più facile, perché avevo voglia di uscire da quella nebbia, mi stava veramente opprimendo quella mattina. Ma non è un problema, faccio altri 250-300 km e trovo un piccolo posto dove incredibilmente riesco ad acquistare. Adesso mi spoglio perché è venuto fuori il sole e c'è un caldo della Madonna. Sono andato qui a farmi la SIM card per il telefono e sono stati gentilissimi, ci hanno messo penso più di mezz'ora, 40 minuti, ma sono stati bravi perché hanno continuato a insistere finché ci sono riusciti. Guardate dove sono, e il problema di base era registrare una persona che viene fuori dall'estero, che arriva dall'estero, in un posto del genere. Comunque ci sono riusciti, il telefono funziona, quindi questo è il camietto. Si riparte, andiamo a vedere questo di cave. Cavolo di cave. Questo è il paesaggio che più o meno troveremo in tutto il Lesotho. Strade, montagne altissime, e proprio quando pensi di essere da solo, qualcuno che cammina, c'è sempre qualcuno. La cosa che io ho notato di questa nazione è proprio questa. Hanno case in ogni angolo, anche 3-4 singole, non serve che siano veri e propri villaggi. Probabilmente il fatto che sono allevatori li porta a creare questi piccoli agglomerati. A fine mattinata, continuando a percorrere queste stupende stradine sterrate, riuscirò ad arrivare in questa grotta, al sito di questa grotta, dove andrò a visitare queste costruzioni, questi alloggi tipici. I prezzi ora sono 110 più 30 di parcheggio, 140, alla fine sono $7, nulla di che, ma andiamo a vedere come sono queste cave, perché io le chiamo sempre cave, ma alla fine sono grotte. Mi fa simpatia questo discorso del... C'hanno anche un prezzo, se uno dovesse farsi il video di matrimonio, costa 250, quindi $12. Questa, vedete, è la stradina. Arrivano anche a salutarci i nostri amici cani randagi. Vi stavo dicendo, queste qui sono le scale che scendono alla grotta, dove abbiamo le famose costruzioni. Allora, qui ovviamente c'è un gusto nel rovinare le cose, che è assurdo, infatti le hanno ristrutturate, ma si vede che sono troppo nuove. Oltretutto è figo, scusate se mi interrompo, ma stavo appena criticando questa cosa qui, però siamo in un ambiente in cui c'hai le vacche di qua e di là, per cui stona quasi questa ricostruzione con il bagno appena attaccato di fianco,
E quando si vuole goderti veramente la natura di questo posto, basta che ti giri e trovi la gente che vive probabilmente più naturalmente di quello che era questo tipo di costruzione. Di primo impatto potrebbe sembrare un esuberante o estroverso lodge in Cala Corvino in Puglia, ma la differenza ovviamente sta tutta all'interno. Andiamo a vedere a casa di qualcuno. The rooms, yeah. This is Claudine's big rock. Okay. Big rock, they have smeared it with mud. And then we have Jesus. E infatti ecco qui una bellissima jacuzzi fatta con due secchi di plastica e illuminazione, come vedete, praticamente zero. Non c'è praticamente nulla all'interno. I have the wardrobe in my car. Scherzo sul fatto che l'armadio di questa casa è comunque più grande di quello che io ho nel camietto. C'è uno specchio e poco altro veramente. Ok, interessante. And this is a normal bed. Yeah, no, we have this house is used as accommodation. Accommodation. Ah, okay, the visitors can sleep in here, and then we put the mattress as you sleep on the mattress. Ah, okay, okay. Not on the ground like this. Yes. Okay. Quindi, come avete capito, se volete e vi interessa questa eccitante situazione, queste case sono in affitto per gli ospiti. Per cui se avete i soldi prendete questa, se siete poveri prendete quella lì, veramente, e vivete insieme a nessuno, perché qui non ci avete nessuno, se non appunto qualche turista che vuole fare questa folle test. Vi ricordo che i bagni sono sempre di fuori. Ok. Io pensavo di fare la battuta definendolo resort, ma come sempre la realtà è più cruda e più traumatica, forse in questo caso secondo me, di quello che si crede. Infatti realmente qui vengono ospitati i turisti e questa signora può farvi anche un buon decotto di verdure. Qui abbiamo anche le mascotte. Ma non finisce qui, perché abbiamo da visitare ancora lo storico recinto degli animali, ovviamente non più usato. Adesso vediamo che storia ha da raccontarci. Quella che vedete per terra, soffice. Non è argilla espansa, ma penso sia cacca di capra, perlomeno in quantità industriale. Alla fine abbiamo anche, ovviamente, l'immancabile albero sacro, che è questo qui che vedete, cresce proprio in mezzo a questa roccia proprio. E questo è l'albero sacro che protegge la grotta, che protegge le persone che vivono qui. Direi che di cazzate ve ne ho raccontate abbastanza per oggi. Quello che però secondo me è molto più interessante è quello che si può vedere appunto da questa grotta. Un paesaggio stupendo dentro un piccolo canyon, con appunto, lì vedete, delle costruzioni tipiche ad oggi realmente usate. Ed eccomi qui di ritorno dal giretto alle grotte. Alla fine del giro ho imparato a dire grotte. E lì adesso andiamo a ritrovare il camino. Questa cosa stupida al naso, raffreddorino, chiamiamolo così, a questa altezza, perché qui siamo alti, comunque siamo sui 1800 passati, mi sta dando un po' di fastidi ovviamente, fa vento, fa freddo, il vento lo sentirete ogni volta. Che dirvi, dai, torniamo dentro. Messo in moto il camietto, monto in sella e percorro questa strada che mi riporta fuori dal piccolo canyon dove era appunto ospitata la grotta che ho appena visitato. Mi ritrovo un'altra volta in mezzo a questi paesaggi stupendi, vallate infinite, cieli tersi, perché sto puntando come direzione ad un'altra delle caratteristiche, secondo me, dell'esoto, un'altra di quelle cose che caratterizzano l'esoto, cioè tanta acqua, dam, dighe, ovunque, veramente. Ne vado a visitare una, però attraversando questo fiume vedo una piccola spiaggetta, si è fatta ovviamente ormai ora di pranzo da un bel po', decido quindi di sfruttare questa zona tranquilla
ci sono soltanto dall'altro lato del ponte delle donne che sento ogni tanto vociare, che stanno lavando i panni appunto al fiume. La natura comunque qui è veramente rilassata, tranquilla. Ma ecco le immagini giuste per svelarmi il mio tormentone personale riguardo i ricordi che ti rimangono di un paese. Per me il Lesotho è legato agli stivali, come vi ho detto prima. Infatti sembra che quasi tutti vivano e viaggino in stivali continuamente. I stivali, quelli di gomma, quelli che vedete lì per camminare sul fango. Questo signore se li sta trattando bene, li sta lavando per dentro, per fuori, e poi ovviamente se ne andrà scaldi. Se volete fare un piccolo gioco in questo video con me, provate a fare attenzione quante persone vedrete con gli stivali, anche bianchi molto spesso, addosso. Continuo con una piccola anticipazione del prossimo video con questa stupenda montagna a cui hanno dedicato perfino una vista. Questa è la diga che andrò a visitare, stivale bianco e poi questi piccoli animaletti. Ma questo lo vedremo nel prossimo video. Vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta e vi do appuntamento a veramente fra poco dal Lesotho ancora. Ciao vagabondi! Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see.